l'altra volta per parlare un po' di più delle opzioni per il riempimento, perché finora abbiamo usato dei colori pieni. Allora, square stroke non l'ho usato e lo butto via. Questo solid stroke è quello che ho usato per le linee. Sto solo facendo un po' di pulizia. Dot stroke non lo elimino perché in realtà abbiamo visto nelle lezioni precedenti che è importante per Airbrush e Pencil Soft, quindi non lo rimuovo. Notate sotto linee, per esempio, che abbiamo delle possibilità, diciamo, di cambiare alcune opzioni, non solo il colore, che quindi può essere cambiato, ma anche il comportamento. Per esempio, se da line passo a dots, ecco che quelli che sono i punti del mio segno Grease Pencil, quindi andando in Edit Mode, nascondo un attimo il livello riempimenti e guardo solo il livello disegni, vedete ogni punto effettivo della curva viene rappresentato non più da una linea unita, ma da un punto. Allo stesso modo funziona anche Squares, che invece di punti disegna dei quadrati. Quindi questa è questa opzione, da linee a punti e quadrati. In genere è utile appunto soprattutto per creare degli strumenti sfumati, diciamo, dove questi singoli punti magari vengono cambiati anche con una texture, non per forza con un pallino sfumato. Vedremo con un attimo di pazienza l'uso delle textures. Più interessante ancora è, se ripristino il livello fills, andare a vedere un po' di opzioni che ci sono nei materiali fill. Quindi, per esempio, il materiale pelle posso intanto andare ovviamente a modificarlo in qualsiasi momento. È quello il vantaggio di creare un materiale per ogni riempimento che fate, quello di poterlo cambiare. C'è anche la possibilità di cambiare la modalità di riempimento, per esempio a gradiente. Se voi lo scegliete gradiente, vedete il colore è già cambiato, potete fare non un colore solo, ma un passaggio da un colore a un altro. Per esempio, da un colore primario a, pesco questo e lo cambio con una versione leggermente più scura e più satura. E vedete, è un po' più morbido, essendo un gradiente, in questo momento va da sinistra a destra, però se io metto rotazione 90 gradi, va dall'alto in basso, meno 90, si gira dall'altra parte. Con la location Y e X, vedete, posso spostare effettivamente il gradiente e magari appunto cambiare il valore di rotazione. Quindi è un po' difficile da vedere. Con due colori molto simili, in questo caso potete prima provare con un altro tipo. La scala mi permette, diciamo, di ridurlo e quindi vedete la transizione avviene molto più velocemente oppure in maniera molto più larga. Quindi il gradiente è un buon modo per variare, magari anche con due colori simili, per variare appena appena il riempimento. Avete tutte le opzioni. La cosa appunto utile è che rimane associato al materiale in questione. Quindi adesso se anche scelgo gradiente per il colletto, anche qua vedete da azzurro a bianco, magari qua il bianco lo lascio, possiamo capire un po' più facilmente cosa succede. Vedete location X sposto a destra e a sinistra, location Y lo sposto in alto e in basso, non cambia perché in questo momento è in direzione sinistra-destra il gradiente. Con la rotazione tutte le cose che abbiamo fatto prima e posso anche con Blend in pratica decido quanto il secondo colore agisce sopra il primo. Il gradiente lo hanno messo solo nel fill, non nello stile della linea. È un po' un peccato perché anche la linea avrebbe potuto avere un vantaggio, diciamo, dall'avere un riempimento a gradiente. Comunque, questo è. Va tenuto conto che queste caratteristiche, location, rotation e scale, sono valide per tutti i segni tracciati. Per cui, se io adesso vado a tracciare altri riempimenti con questo colore colletto, mi ritroverò, diciamo, la stessa situazione posizionata su tutti i nuovi segni. Quindi, vedete, anche se qui c'è l'azzurro pieno e qua c'è il bianco pieno. Queste posizioni sono relative alla forma del mio stroke. Diciamo che dipendono non dall'intero spazio a disposizione. Se disegno qui, avrò una situazione, diciamo, diversa per ogni stroke. Può essere un qualcosa che ha senso utilizzarlo anche per motivi artistici, perché vedete, a seconda di anche da che parte decido di fare il segno, se comincio da sopra,
Faccio un quadrato partendo dall'angolo in basso a sinistra, faccio un quadrato partendo dall'angolo in alto a destra, il gradiente cambia direzione perché lo stroke ha cambiato direzione. E quindi può essere usato anche artisticamente per ottenere sovrapposizioni di colore come queste. Tenete conto quindi che non è posizionato nel mondo questi valori, ma sono posizionati rispetto allo stroke. Grazie e alla prossima!